Piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. In questo giorno di felicità, di pace, voglio dire buonasera, anche se è mattina, e rivolgere un saluto a tutti quell'intenditore che ascoltano la radio e un programma così intelligente e profondo, chi è Blackout. Blackout, un programma con Neri Marcore, Federica Cifola, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Enrico Vaime, a cura di Andrea Cacciagrano, per la regia di Luca Bona, e alla parte tecnica Alessandro Cesolini. Blackout. Beh, vabbè, è Amapola, la riconoscete perché tutte le domeniche all'inizio noi la proponiamo come sigla benaugurante, non è proprio una sigla vera e propria, ed è una musica straordinaria, che sembra straordinaria anche ai nostri ascoltatori. Ha scritto Antonio da Sestri Levante, legando questo motivo a un suo ricordo personale molto delicato e molto commovente. Ecco, Amapola è una canzone d'amore, una musica particolare, una musica di grande classe, come si usava forse una volta, adesso un po' meno. E quindi noi con questa proposta cerchiamo di indurvi a abbandonare certi gusti musicali discutibili che stanno prendendo piede, ma sui quali non intendiamo polemizzare, per l'amor di Dio, ognuno ascolta quello che vuole. C'è gente che ascolta anche lo sciaccone, per dire, e lo trova interessante, che ne so, e quindi va benissimo. Certo, Amapola è un grande pezzo. Va bene, grazie a quelli che ci hanno scritto. Un signore ci ha scritto, Pierluigi, da Tokyo addirittura, e che carino. Pensa, uno a Tokyo pensa a noi che siamo qui in via Seago 10, in uno studio che vi vorrei poter descrivere con la forza di un grande narratore. Purtroppo sono un piccolo narratore e lo studio fa schifo, però potrei inventarmelo e dirvi che non è vero che c'è del vecchio legno alle pareti e dei microfoni dai quali ha parlato, credo, Benito Mussolini, Badoglio, Ravagliati, non so, insomma, chiunque, e sono ancora lì, così, protervi, pronti ad accogliere anche quelle stupidaggini che possiamo dire noi. Grazie per averci scritto, per averci pensato, per farci complimenti, perché complimenti, che se ne dica, fanno un gran piacere. Io non so a voi, ma insomma, io fingo, un po' mi imbarazzano, ma nello stesso tempo è veramente un massaggio rilassante che ci vorrebbe ogni tanto, ci vuole, ogni tanto c'è. Allora, grazie per Luigi da Tokyo. Pensa un po', chissà, che tempo fa lì, uno non sa mai che dire. Tokyo, non saprei veramente, ma scusi, per Tokyo, guarda, lei va sempre, poi lì all'incrocio chiede, è meglio. Poi che altro c'è? Rita Fabrizio ci ringrazia per abbiamo riproposto un brano ormai storico di Blackout, perché poi anche Lello ci fa i complimenti, tout court, e poi Graziella, fondatrice di un gruppo di sostenitori della nostra trasmissione, accidenti, ci montiamo la testa, ci presentiamo alle... no, non ci presentiamo, niente, ci scindiamo, di solito ci si scinde, dopo un po' uno si scinde, vabbè, comunque, grazie, Graziella. E poi Luciana da Trieste, che è una nostra affezionatissima, dice grazie per la trasmissione, prego, per noi è un piacere, e poi chiude dicendo un caro saluto solo per dirvi che continuo ad ascoltarvi. Testarda, vabbè, brava, grazie. E poi c'è Mirko da Arezzo, che incoraggia anche Don Nuzzo, che è uno spericolato nostro collaboratore prezioso,
che rischia la vita anche fisica, personale, artistica ogni volta, affrontando argomenti a rischio, ma a rischio solo perché la gente è musona ed è legata a vecchi schemi. La leggerezza bisogna saperla cercare e trovare anche, perché non è vero che si prende in giro per far male, si prende in giro per sdrammatizzare, per cercare di guardare le cose da un angolo di visuale meno triste, meno cupo, come purtroppo la vita ci abitua a fare. Bene, abbiamo perso del tempo? Adesso lo recuperiamo, vai. Blackout. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.